Bene, buongiorno a tutti, benvenuti in questa sala del Pollini. E mi fa un enorme piacere vedere un sacco di facce giovani. E allora commetterò una serie di errori in quanto vado a dire, quindi perdonatemi già in anticipo, però vorrei innanzitutto incominciare ringraziando tutte le persone che sono date da fare per l'organizzazione di tutta questa settimana e di questa giornata in particolare, quindi partirei con i ragazzi in rosso. E mi piace questo modo di chiamarvi. E Winston sta buono. E dicevo, perché il vostro modo, come dire, di contribuire al successo di queste giornate è il modo in cui si vive all'interno della comunità matematica, e cioè con un po' di, come dire, un po' di gioia, un po' di fatica anche, però con anche soprattutto tanto entusiasmo. E vi ringrazio davvero moltissimo. Poi vorrei salutare brevemente tutti i ragazzi delle scuole. È bellissimo avervi qui. Ovviamente saluto tutti i colleghi matematici. Allora, la giornata di oggi è una giornata di emozioni, direi anche. E avremo una giornata piena. Abbiamo la nostra star e non solo, ma avremo anche altre emozioni, perlomeno soprattutto anche a livello personale. Allora, facciamola breve, chiedo subito a Marco Ferrante, che è prorettore alla didattica del nostro Ateneo, di venire a porgere i saluti. Marco è un matematico, è anche dopo è un prorettore, ma innanzitutto è un matematico. Buongiorno a tutte e a tutti. Vi porto i saluti della magnifica rettrice che non può essere qui con noi oggi, e sono particolarmente contento di essere qui perché prima di tutto questo è un anno, sapete, importantissimo per il nostro Ateneo, compie 800 anni, abbiamo fatto giovedì scorso l'apertura dell'anno accademico, è stata una cerimonia molto molto bella, nella quale il corollario ha avuto modo di esprimersi e di ricevere l'approvazione e il grande interesse del Presidente Mattarella, e ha fatto onore a tutto il nostro Dipartimento. E è anche bello vedere un'aula così piena di persone, ancora con queste noiose mascherine FFP2 che aiutano a sentire ancora di più il caldo, ma che ci hanno permesso di ritornare via via in presenza. Stiamo sperabilmente uscendo da questo incubo di 5 semestri, scusate se uso l'unità di misura dei semestri, ma come prorettore alla didattica è quella che inizio a dover frequentare più spesso, e quindi l'auspicio è che questo non sia dovuto solo all'estate, al calo dei contagi, ma effettivamente a un'uscita che sarà graduale, ma spero progressiva, da questi 2 anni e mezzo di restrizioni agli spostamenti, alla possibilità di socializzare. E quindi di tornare effettivamente alla vita sociale per la quale siamo evoluti e alla quale non è impossibile fare a meno. Oggi è una giornata speciale e ringrazio anch'io tutti, dai ragazzi in rosso, come sono stati definiti, a tutti i colleghi che si sono adoperati in maniera stupenda per la realizzazione di questo convegno che unisce una felice coincidenza, gli 800 anni del nostro Ateneo e i 100 anni dell'Unione Matematica Italiana. E quindi direi il successo è stato grandissimo, vedere quest'aula piena è una riprova di questo, e sono felice, non rubo ulteriore tempo, so che i saluti istituzionali sono qualcosa solitamente abbastanza noioso, invidio tutti coloro che hanno i pantaloni corti, che era la mia divisa estiva fino a qualche mese fa, però insomma ho la mia anima di matematico ancora nascosta sotto la giacca e la cravatta. Bene, allora ti rilascio la parola e buona lezione a tutti.
Grazie Marco. Allora io chiamerei subito sul palco Piermarco Cannarsa, che è il presidente dell'UMI, che introdurrà Alessio Figalli. Mi piace così pensare, no, per la proprietà transitiva delle presentazioni, tramite lui presento anch'io Alessio, no, in qualche misura. Ok. Grazie, buongiorno. Sono molto contento di essere qui oggi a portarvi il saluto dell'Unione Matematica Italiana, della sua commissione scientifica, di tutta la comunità dei matematici, per questo incontro con lo speaker di oggi, Alessio. Come presentare Alessio Figalli? Beh, certo, in questa assemblea non con presentazione accademica. Del resto gli accademici lo conoscono benissimo, l'hanno imparato a conoscere da vari anni, devo dire. Ma il bello di Alessio è di essere notissimo anche presso un pubblico di non addetti ai lavori, soprattutto presso un pubblico giovane. È singolare come abbia potuto stabilire questo rapporto profondo con studenti del liceo, delle superiori, dell'università, abbastanza misterioso, anche se appunto l'aspetto, il modo di porgersi, le cose che dice, come le spiega, forse anche ha colpito i giovani il suo percorso di vita finora, con la formazione che ha avuto iniziale, da studente liceale a Roma, che entra in contatto con la matematica anche grazie forse alle sue esperienze olimpiche e quindi in qualche modo anche forse grazie all'UMI, che come sapete cura questo programma a livello nazionale. Poi la sua esplosione comincia alla Scuola Normale di Pisa e nell'ambiente pisano presso l'università dove si forma. Come sapete, anche questo avrà colpito l'immaginazione di molti, studi percorsi in maniera velocissima, poco più di 5 anni, passando da matricola a dottore di ricerca, con un dottorato in cotutela congiunto tra la Scuola Normale e la Scuola Normale di Lyon, l'École Normale Supérieure di Lyon, avendo come relatori, come advisor, come si dice, Luigi Ambrosio e Cédric Villani, che poi da lì a pochi anni vincerà la medaglia Fields, come sapete. Dopo il dottorato poi ha cominciato una carriera fulminea che nel giro di 10 anni l'ha portato a essere professore nelle maggiori università del mondo, in Francia, negli Stati Uniti e in conclusione appunto al Politecnico, all'ETH di Zurigo. E che è culminato, dopo vari premi, che non vi starò a elencare, nella medaglia Fields, anche da lui vinta, nel 2018, come meritato riconoscimento alla sua opera, al suo lavoro e anche un poco forse alla tradizione culturale di cui era espressione. Ma credo che uno dei meriti maggiori, di cui oggi gli diamo riconoscimento, è anche il fatto di aver avvicinato tanti giovani alla matematica. E se parole che in passato incutevano ansia e magari anche scherno, termini quali trasporto ottimo, equazioni differenziali a derivate parziali, se queste parole oggi sono accettate e magari considerate con interesse, e anche grazie a lui. E quindi di questo vogliamo ringraziare, e anche per la sua presenza qui oggi e per tutta l'attenzione che ha avuto verso la comunità matematica italiana. E infatti mi fa molto piacere comunicare che la Commissione Scientifica dell'UMI l'ha nominato socio onorario dell'Unione.
E concludo con un augurio per il futuro, ancora una carriera molto lunga davanti a lui, ancora l'età, avrebbe ancora l'età per vincere un'altra medaglia Fields, che come sapete verranno poi annunciate quest'anno, quelle del 2022, e gli cedo volentieri la parola per la conferenza che terrà oggi su punto trasporto ottimo e la sua ubiquità. Prego. Grazie mille per Marco per la presentazione, grazie Marco, grazie a tutta l'introduzione che è stata fatta. È un setup davvero impressionante ed è veramente un piacere per me essere qua, sia per celebrare appunto gli 800 anni dell'Università di Padova. Una curiosità, Padova era di Padova il mio primo studente di master, quando nel 2009 ero a Parigi seguì una tesi di laurea specialistica di uno studente di Padova che venne a Parigi e poi venne a Padova appunto per la sua discussione. Quindi insomma è una connessione con l'università ormai da tanti anni. L'unica matematica italiana, è vero, abbiamo la connessione già dai tempi del liceo tramite le Olimpiadi, e poi comunque quello che dico sempre è che tutto ciò che ho fatto, anche poi passando comunque per l'estero, comunque lo devo alla mia formazione italiana, quindi insomma il legame resta forte e anche il riconoscimento comunque per l'Italia che mi ha permesso di fare poi quello che ho fatto durante la mia carriera fino adesso. Riguardo alla presentazione di oggi, come detto da Pier Marco, sarà sul trasporto ottimale. Trasporto ottimale è un argomento sul quale ho lavorato per molti anni, è un argomento molto antico, lo racconterò in questa presentazione, e ha avuto sia una grande importanza per me nella mia formazione, nel mio lavoro, nella mia ricerca, e poi molto interessante, era un po' il messaggio che vorrei dare, è questa ubiquità, nel senso anche che la matematica, nel momento in cui trasforma dei concetti in formule, innanzitutto permette di usare una teoria come quella del trasporto ottimale in aree un po' sorprendenti, magari sarebbe stato difficile a priori aspettarsi certe applicazioni se non ci fosse stato proprio questa ubiquità, questa universalità forse della matematica. E poi anche un po' miracoloso, diciamo, mi ha stupito anche a me in verità il fatto che il trasporto ottimale continua ad avere applicazioni in nuove aree, non sembra ancora finire, e non so, devo dire in tutta onestà, non so ancora dove ci porterà, però sono molto contento di quello che sta succedendo fino adesso. Quindi, senza perdere altro tempo, cos'è il trasporto ottimale? Il trasporto ottimale ha origine con Gaspard Monge, siamo nel periodo della Rivoluzione francese e poi il periodo napoleonico, Gaspard Monge, matematico francese, che aveva interessi militari, quindi voleva estrarre materiale, diciamo, dalle miniere con l'obiettivo di costruire delle fortificazioni. E l'obiettivo è decidere in qualche modo da dove prelevare il materiale, supponendo per esempio che abbiamo tante miniere sparse in giro, non so, per l'Europa, e dove costruire poi, decidere sostanzialmente da quali miniere estrarre il materiale che poi verrà usato per la costruzione di fortificazioni, appunto per esempio durante la campagna militare napoleonica. Quindi il problema è questo, di ottenere questo col costo di trasporto minore possibile. E cosa vuol dire costo di trasporto? Quindi qual è l'ottimalità? Quindi il trasporto è chiaro cosa sia ottimale, nel senso la maniera più economica di trasportare. Allora, nel momento in cui parlate di trasporto ottimale, c'è sempre un oggetto fondamentale che dovete decidere, ed è il costo di trasporto. Questo non è dato, è un'assunzione che si fa, fa parte della modellizzazione. Nel caso di Monge, il costo naturale era, nel suo caso, aveva scelto la distanza percorsa. Quindi se io dovevo trasportare un chilo di materiale tra due città distanti 100 km, pagherò 100. Se lo devo trasportare a distanza di 1000 km, pagherò 1000. Quindi è semplicemente il numero di chilometri che mi separano tra l'origine e la destinazione.
Monge ha ottenuto molti risultati davvero profondi su questa teoria, soprattutto sulla struttura geometrica del trasporto ottimale, sia nella situazione due-dimensionale, quindi nel piano, se uno pensa la Terra piatta, e poi nella dimensione 3, quindi insomma il mondo in cui viviamo. E, però in qualche modo le sue scoperte non hanno portato immediatamente a tirare la curiosità di altri matematici. Per molto tempo ci sono stati alcuni risultati sul trasporto ottimale, ma molo poco, e la rivoluzione successiva, per avere una vera rivoluzione dopo i suoi lavori, abbiamo dovuto aspettare 150 anni. Quindi qua siamo fine 1700, ed ecco che dobbiamo aspettare gli anni 40 per avere Kantorovic, che ha trovato, in qualche modo riesce a riformulare il trasporto ottimale in una maniera molto più robusta e trattabile, anche da un punto di vista sia matematico, ma anche di vista, per esempio, numerico, efficiente. Cioè, io voglio sapere la maniera più efficace di trasportare, devo risolvere un problema, ok, magari con finite variabili, però lo voglio fare in qualche modo in maniera a livello computazionale efficiente. E Kantorovic è colui che ha introdotto quello che si chiama la programmazione lineare. E cosa ha fatto, in qualche modo? Ha fatto una modellizzazione molto intuitivo, molto ragionevole, però a volte poi in questo la matematica può essere tutto, una volta che uno capisce come trattare il problema. L'idea è la seguente: se io per esempio immagino che l'origine, diciamo il punto di partenza, prima era una miniera, adesso diventa una panetteria, e i punti di arrivo adesso, invece di essere le fortificazioni, sono dei bar che si devono rifornire di cornetti. Immaginiamo che, ne so, questo bar avrà bisogno di 3 kg, questo ne avrà bisogno di 1, questo di 2 e così via. Allora, quello che è naturale è che una singola panetteria produrrà cornetti che non necessariamente andranno allo stesso bar. Quindi, per esempio, questo ne produrrà, non so quanti, 3 più 1, 8. E quindi vengono divisi sulle varie destinazioni. Quello che può succedere è che quindi una stessa panetteria fornisce cornetti a più bar, o uno stesso bar compra cornetti da più panetterie. Quindi diventa un problema di ottimizzazione globale, in cui l'obiettivo è noto quanti cornetti produce ciascuna panetteria, noti quanti cornetti ha bisogno ciascun bar, tracciare frecce che ci dicano, con una certa intensità in qualche modo, che ci dicono quanti chili vengono. È stato appunto uno dei padri fondatori, però in qualche modo, nonostante il suo contributo, ancora i matematici moderni, se vogliamo chiamarli così, non si erano ancora lanciati sul problema. C'era interesse sicuramente, però più da un'area, diciamo un'area specifica matematica, però in qualche modo, se uno pensa proprio alla comunità matematica in toto, ancora non aveva visto il trasporto ottimale come qualcosa che potesse toccare altre aree della matematica al di fuori del problema specifico in sé. E forse in questo senso la rivoluzione è arrivata negli anni 80 con Brenier e Rachin-Dusseldorf, che sono riusciti veramente col loro lavoro a influenza astratta, ma non c'è nessuna ragione che il costo sia la distanza, quindi diciamo c'è una funzione di costo C che dipende dal punto di partenza X e il punto di arrivo Y, che ci dice quanto ci costa trasportare un'unità, come ho detto, questo viene deciso a priori, minimizzare il costo totale. Scusate che devo aprire un attimo. Una delle più grandi fortune per me oggi è che non devo avere la mascherina. Però fa caldo comunque. Ok. Quindi, domanda naturale per un matematico. Un trasporto ottimale esiste? Cioè, è chiaro che se il problema in qualche modo ha finite variabili, posso provarle tutte, esisterà un trasporto ottimale, perché c'è un numero finito di casi da esaminare. Però nel momento in cui uno immagina che il numero di dati aumenta, 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 quindi magari non ho 10 panetterie, ma magari il numero di dati inizia a diventare milioni o miliardi, e vedremo che è naturale, la cosa prima che fa il matematico è dire, ok, posso avere anche infiniti punti, in qualche modo è una distribuzione continua di massa, quindi non è proprio una generalizzazione naturale proprio per trattare il problema in maniera robusta. Quindi a quel punto la distribuzione di punti è infinita, ed ecco che la domanda esiste un trasporto ottimale non è più così ovvia. E poi, immaginando pure che sappiamo dimostrare che esista, possiamo capire come, insomma, a cosa assomiglia
possiamo avere un'idea, possiamo calcolarlo. Spesso è difficile calcolare esplicitamente, però magari riusciamo a darne delle proprietà che ci permettono poi di usarlo in maniera effettiva. Ok, queste sono le domande naturali. Quello che vorrei enunciare come teorema, è l'unico teorema che enuncerò, anche perché un minimo, per alcuni so che non tutti sono matematici, però volevo dare una presentazione ibrida con anche qualche, diciamo, ci sarà una dimostrazione in mezzo. Non vi preoccupate se non avete, diciamo, se non capite esattamente quei punti, il resto dovrebbe essere completamente indipendente. Però è un teorema fondamentale che tutte le persone che lavorano nel trasporto ottimale conoscono, è il teorema di Brenier. Cosa ci dice? Ci dice che se consideriamo come costo di trasporto non la distanza, ma bensì la distanza al quadrato, quindi x meno y al quadrato, e supponiamo che la densità mu, che è la densità di partenza, quindi la distribuzione che vogliamo trasportare, è esa density, cosa vuol dire? Che è bella distribuita, quindi per esempio non è un numero finito di punti, quindi per esempio l'esempio delle panetterie non si applica, perché là avevamo solamente il punto di partenza, erano un numero finito di panetterie, in verità ne dobbiamo avere, quando sono infinite è molto meglio, riusciamo ad avere una struttura matematica molto più robusta. Allora il trasporto ottimale esiste, è unico, e in più possiamo anche dire, non sappiamo esattamente come è fatto, ma non è una cosa a caso. Esiste una funzione convessa, φ, definita sullo spazio in cui viviamo, Rn, qua immaginiamo di essere in dimensione n, 2, 3, quello che sia, convessa, il cui gradiente coincide col trasporto ottimale. Quindi il trasporto ottimale non è una mappa a caso, ma anche una struttura in qualche modo abbastanza rigida. Questa struttura riverrà fuori in una dimostrazione di cui parleremo dopo. Allora, il trasporto ottimale, come ho detto, è ubiquo. Giusto per dire, vabbè, dove posso usare il trasporto ottimale? Per esempio in urbanistica, se io voglio costruire una struttura urbana per decidere, per esempio, le infrastrutture per fare in modo che la gente si muova da casa in ufficio in maniera più ottimale, in maniera migliore possibile, è un problema di trasporto ottimale. In biologia lo vediamo, perché se noi pensiamo a come è fatto per esempio un albero, in qualche modo questa struttura, come abbiamo le radici che prendono il nutrimento dalla terra, poi abbiamo il tronco che è molto largo, e non è un caso, è come se in qualche modo tutto il nutrimento confluisce dentro il tronco è molto efficiente nel portare il nutrimento velocemente verso l'alto, e poi piano piano i rami, diciamo, suddividendosi, diventando sempre più piccoli, portano il nutrimento verso le foglie. È un po' se come immaginiamo che tutti noi, magari viviamo in una città, non so, viviamo tutti a Padova e vogliamo tutti andare a lavorare a Milano, la cosa più efficiente è costruire prima tante piccole strade, in modo che tutti confluiamo velocemente dentro una grande autostrada, sull'autostrada, e poi verso la fine le strade si iniziano a biforcare finché ognuno poi arriva nella destinazione finale. È un problema di nuovo di trasporto ottimale, non di quello di cui parleremo oggi, però rientra in questa categoria. Altre applicazioni forse un po' più sorprendenti, Jan Brenier, quando ha studiato il trasporto ottimale, era interessato ad applicazioni elettrodinamica. Parleremo oggi delle applicazioni della meteorologia e parlerò anche di applicazioni velocemente, finanza sarà menzionata, e poi parleremo anche di applicazioni alla machine learning sulla parte finale. Ok, ora, come menzionato nell'introduzione da Pier Marco e tutti, nel 2018 c'è stata la medaglia Fields. Medaglia Fields, nella citazione è menzionato il mio contributo al trasporto ottimale, quindi poi chiaramente la prima domanda, se incontri un giornalista, è: ok, cosa hai fatto? Spiegaci cos'è il trasporto ottimale, qual è il tuo contributo al trasporto ottimale, e così via. Ho provato sempre a spiegare in qualche modo con termini data, diciamo, proprio servita un piatto d'argento da Leo Ortolani, quando ha fatto un fumetto in onore della scuola normale superiore, ha menzionato anche me, e quindi ha menzionato la mia soluzione al trasporto ottimale. Quindi qual è il mio contributo al trasporto ottimale? Trovare la maniera più economica per andare da un posto all'altro, e infatti vedete me là sul tram, che ho viaggiato senza biglietto, e quindi ho trovato una maniera estremamente ottimale, fino al momento in cui mi hanno preso, dopo la medaglia Fields, però, quindi a quel punto ormai la soluzione ha funzionato fino al 2018. Quindi questa è stata la prima soluzione.
Prima, in verità, ora di menzionarvi veramente il mio contributo al trasporto ottimale, c'era anche un'altra cosa. Ok, hai tenuto a me nel Fields, però molti miei amici dicono, ok, sì, però chi se ne frega. Cioè, ok, sì, te sei matematico, ok, però io vengo dal classico, tutti i miei compagni di liceo, meno parli di matematica, meglio è. E quindi, chiaramente, per loro, non è, sì, ok, siamo felici per te. Essendo di Roma, chiaramente là dove ho vinto è stato il momento in cui però ho avuto la maglietta autografata di Totti, e là, per un romanista, c'è stato il momento in cui là veramente non potevano. E quindi là ho vinto anche sui romanisti. Detto questo, i non romanisti vogliono dire sì, ok, Totti va bene, però chi se ne frega. Ho avuto un altro vantaggio, perché uno dice voglio avere a me Fields, c'è un'altra cosa, puoi diventare un personaggio di Topolino, e là, diciamo, un'importanza molto maggiore, soprattutto a livello scala italiana. Quindi questa è una storia uscita ormai da abbastanza tempo, 2-3 anni, si può parlare del cavatappi quadridimensionale, in cui i bassotti usano il trasporto ottimale per derubare il deposito di Zio Paperone. Potete vedere Phil Gallis, questo personaggio qua che ha vinto la medaglia Fields, e qua sta spiegando Zio Paperone, insomma, qua sta per picchiarmi, però insomma, in questa storia viene menzionato il trasporto ottimale. Approfitto dell'occasione perché proprio oggi esce il Topolibro in edicola, in cui sono una serie di storie di Topolino e la matematica. Ora, questa è una, però ce ne sono tante altre. Coincidenza del giorno, non è stato scelta, diciamo, non è stato programmato, almeno non da me, però oggi in edicola esce il Topolibro con delle storie di Topolino e la matematica. Ok, ora, date queste due motivazioni, mi pare più che sufficienti, torniamo al problema vero, il trasporto ottimale. Cosa possiamo farci? Allora, come ho detto, la cosa fondamentale, forse una delle cose più sorprendenti del trasporto ottimale è stato come ha permesso di toccare tante altre aree della matematica, anche dove non era ovvio che ci potesse essere una connessione. E in questo senso vorrei parlarvi del problema isoperimetrico. Il problema isoperimetrico è un altro problema matematico molto molto classico, e consiste nella domanda seguente: dato un certo volume, qual è la forma, l'oggetto che ha la minore area possibile tra tutti quelli che contengono questa quantità di volume data? Quindi, diciamo, abbiamo un oggetto di 1 m³ e vogliamo contenere questo volume di 1 m³, che forma dobbiamo dare al nostro oggetto per minimizzare l'area? Questo è un problema classico. Nel piano esiste una versione due-dimensionale nel piano, che è il cosiddetto problema di Didone, per coloro che conoscono. Quindi minimizzare, abbiamo un oggetto due-dimensionale, fissiamo l'area e vogliamo minimizzare il perimetro. La risposta a questa domanda a livello fisico ci è data dalle bolle di sapone, come vedete nell'immagine. La cosa migliore da fare è fare una sfera. Perché le bolle di sapone ci danno la risposta? Ci danno la risposta perché quando voi giocate con le bolle di sapone, soffiate aria dentro la bolla si stacca dall'anello di plastica, e una volta che è chiusa, l'aria non può più attraversare la membrana di sapone, quindi la quantità di aria inclusa è data, è fissata. A quel punto c'è un'energia che ci esce sulla bolla di sapone, che è la tensione superficiale del sapone, e come tutti i sistemi fisici vuole immediatamente andare nella configurazione di minima energia, perché sono configurazioni più stabili, e energia per una bolla di sapone corrisponde proprio a area. Quindi minimizzare l'energia corrisponde a minimizzare l'area, ecco, la bolla di sapone diventa una sfera. Quindi, diciamo, da un punto di vista fisico, la risposta ce l'abbiamo, è una sfera. Per un matematico non è una risposta, non è una dimostrazione. Magari abbiamo trovato la sfera perché tutte le volte che partiamo dalle configurazioni di bolle di sapone sono un po' forme speciali, magari se cercassimo meglio, magari sarebbe una soluzione ancora migliore, semplicemente non l'abbiamo cercata abbastanza. Quindi il matematico ovviamente non si può accontentare di questo, deve avere una dimostrazione. E esiste una dimostrazione, in verità la disuguaglianza isoperimetrica è proprio quella che ci dice che le sfere sono la cosa giusta. Esiste una disuguaglianza che dice la cosa seguente: se voi mi date un oggetto
in RN, uno spazio a n dimensioni, n può essere 2, 3, qualunque, 1000, il perimetro, quindi l'area dell'oggetto, controlla il volume contenuto nell'oggetto. In che modo? Il perimetro dell'oggetto è maggiore o uguale di n, quindi la dimensione, per esempio 3 se siamo in uno spazio tridimensionale, il volume della palla unitaria in dimensione 3, che è una costante, elevata alla potenza 1 su n, quindi dimensione 3, un terzo, e il volume alla 2 terzi. Quindi diciamo in dimensione 3 abbiamo una disuguaglianza che ci dice che dato fissato il volume, il perimetro deve essere sempre maggiore o uguale di qualcosa. Quindi non può mai essere troppo piccolo il perimetro. Cioè esiste un controllo su quanta area ci serve e nel caso della palla abbiamo l'uguaglianza. Quindi vuol dire che se fisso il volume, tutti gli oggetti ammissibili avranno sempre un certo perimetro e l'oggetto che ha perimetro minimale è la palla, quindi la sfera è effettivamente la soluzione. Quindi questa formula racchiude tutto e quindi da matematico vogliamo dimostrarla. Il trasporto ottimale per esempio ci dà una dimostrazione, non è la dimostrazione originale, questo è stato dimostrato ben prima del trasporto ottimale, ma il trasporto ottimale ci dà una dimostrazione molto elegante e molto robusta di questa disuguaglianza. E quindi approfitto, questa come ho detto sarà l'unica parte in qualche modo veramente matematica con formule del talk, di questa presentazione. La dimostrazione funziona così. Allora, cosa c'entra il trasporto ottimale? Il trasporto ottimale mi fa trasportare oggetti, in questo caso i miei oggetti sono degli insiemi e diciamo il mio insieme che ha un certo volume e vorrei, il mio obiettivo è relazionare perimetro e volume per dimostrare la disuguaglianza isoperimetrica e la palla, per esempio la palla di raggio 1 è il mio diciamo il mio ottimale, perché già mi immagino qual è l'ottimale, già lo so, comunque l'ho indovinato e voglio confrontarli. Quindi cosa faccio? Trasporto questo oggetto su questo oggetto, come se immaginiamo che ho disegnato la forma per terra, la riempio con della sabbia dentro e poi muovo la sabbia che sta dentro dentro la palla. E faccio un trasporto ottimale usando la teoria di Brenier. Quindi uso il costo quadratico, quindi ottimale rispetto al costo quadratico, e Brenier mi dice sì, lo puoi fare, e lo puoi fare con un gradiente di funzione convessa. Fantastico. Ora che ci faccio con questo trasporto ottimale? Questo trasporto ottimale ha una serie di proprietà. Prima proprietà, se io prendo un punto dentro e guardo l'immagine, il modulo del trasporto ottimale, quindi la norma del trasporto ottimale, sarà minore o uguale di 1. Semplicemente perché tutti i punti ne sono inviati dentro la palla unitaria, per definizione la palla unitaria sono i punti che hanno norma minore o uguale di 1. Il fatto che trasporto una densità uniforme dentro l'insieme E su una densità uniforme dentro la palla mi dà una formula per il determinante del gradiente di T. Questo è semplicemente legato, ora qua uso un po' di analisi 2 almeno, al fatto che il giacobiano, quindi il determinante del gradiente, è ciò che misura la variazione degli elementi di volume. È quello che mettete quando fate la formula di cambio di variabili. E in questo caso, semplicemente, il fatto che sto mandando una densità uniforme entro E su una densità uniforme entro B1, mi dice, il fatto che la densità resta uniforme, che il determinante deve essere una costante, e l'unica costante possibile è il rapporto tra i due volumi, per una questione di, equilibrio tra le masse. Ora, non è difficile da dimostrare, non lo farò qua, però questa è la seconda proprietà che si può dimostrare, non è complicato. Terza proprietà, questa è veramente importante, c'è una relazione tra la divergenza di questo trasporto e il determinante. Per questa aspettate un attimo. E A, B e C sono tre proprietà elementari da dimostrare, la terza ve la farò vedere in un minuto, e una volta che l'avete messa insieme, la dimostrazione della disuguaglianza isoperimetrica diventa due righe. In che modo? Perché il perimetro di un insieme, per definizione, è l'area, quindi è in qualche modo l'area del bordo, quindi l'integrale sul bordo di 1. Ora, per la proprietà A, 1 è maggiore o uguale del modulo di T. Scusate, la A dovrebbe essere qua, dovrebbe essere a sinistra. Poi il modulo di un vettore è sempre maggiore o uguale del suo prodotto scalare con la normale dell'insieme, semplicemente perché la normale è modulo 1. A quel punto, da
l'integrale sul bordo di t scalare normale è il flusso di un campo vettoriale, e il flusso di un campo su un bordo è uguale all'integrale della divergenza all'interno, il teorema di Stokes. E a quel punto usavamo la proprietà C per relazionare divergenza e determinante, e infine, grazie alla proprietà B, sappiamo che il determinante è una costante, mettiamo questo costante qua dentro, abbiamo la sequenza isoperimetrica. Quindi in due righe si dimostra la sequenza isoperimetrica. È una dimostrazione, appunto, particolarmente elegante, direi. Non vi ho detto perché è vera la proprietà C, e qua è il momento chiave in cui usiamo il teorema di Brenier, perché per 1 e per 2 non ho usato il fatto che T era il gradiente della funzione convessa, quindi non ho mai usato che era un trasporto ottimale. Per C lo devo usare. Qual è la cosa chiave per dimostrare C? È che siccome T è il gradiente della funzione convessa, io posso guardare il gradiente di T, ma il gradiente di T sarà la derivata seconda di Φ, e la derivata seconda di Φ è una matrice simmetrica, quindi diagonalizzabile, che avrà autovalori lambda 1, lambda n, e essendo Φ convessa vuol dire che l'essiana, la derivata seconda, è non negativa, quindi tutti i numeri lambda 1, lambda n sono negativi. Quindi Φ convessa, lambda i non negativi, ed ecco che la divergenza di T, quando metto che T è il gradiente, viene il Laplaciano. Il Laplaciano è la somma degli autovalori, quindi la somma di questi numeri. La somma di lambda i la posso scrivere come n per 1 su n per la somma di autovalori, in modo che qua dentro, all'interno della parentesi, vedo la media aritmetica di numeri non negativi. La media aritmetica di numeri non negativi è sempre maggiore o uguale della sua media geometrica, e il prodotto degli autovalori è il determinante. E quindi abbiamo fatto la disuguaglianza. Qui ho usato fortemente che T è il gradiente della funzione convessa. Di nuovo, niente di troppo avanzato. Chiaro, dipende dalla conoscenza. Però diciamo, queste sono cose che si imparano nei primi anni all'università. Ed erano però per dimostrare un teorema molto profondo, come la disuguaglianza isoperimetrica, un teorema molto profondo. Ok, ora, perché ho fatto questa cosa? Perché ora vorrei mostrarvi una cosa ancora un po' più generale, parlarvi di droplets, quindi bolle di sapone, bolle d'acqua per esempio, o cristalli. Allora, nel 1878 Gibbs ha capito che la forma delle bolle di sapone, ma anche la forma dei cristalli, è legata allo stesso principio fisico, che questi oggetti vogliono minimizzare la loro energia di superficie. Quindi abbiamo detto, perché la bolla di sapone è rotonda? Perché il volume è fissato, l'obiettivo è minimizzare la tensione superficiale, ed ecco che diventa rotonda, perché la tensione superficiale di una sfera è esattamente l'area. Se prendo un cristallo, il principio che governa la forma dei cristalli è lo stesso. Non può essere però proprio la stessa cosa, sennò i cristalli sarebbero tutti rotondi. In verità l'energia di superficie di un cristallo dipende dalla sua struttura molecolare. Quindi, data una struttura molecolare, ho una formula diversa per la tensione superficiale. Quindi ogni cristallo ha la sua energia, le formule cambiano, ma il principio fisico è lo stesso. Minimizzare tensione superficiale a volume fissato. Quindi è sempre area contro volume. Semplicemente l'area di un cristallo non è l'area a cui siamo abituati, perché le formule cambiano appunto con la struttura molecolare del cristallo. Però matematicamente è lo stesso oggetto, quindi area-superficie. Nel 1901 Wolff ha trovato la formula per l'energia di superficie dei cristalli, quindi è una formula relativamente semplice che ormai è ben nota ai matematici. E quindi ecco che di colpo cristalli, bolle di sapone, bolle di acqua e così via, si possono un po' descrivere tutti nella stessa maniera, con delle formule matematiche molto simili. Quindi abbiamo una disuguaglianza isoperimetrica anche per i cristalli, però ci possiamo fare una domanda un po' di natura di stabilità dei sistemi, di un sistema fisico. Cioè, io dico, ok, la bolla di sapone è rotonda, è una sfera, però la realtà è che la natura non è ideale. Se prendo una bolla di sapone, magari c'è la gravità, c'è del vento, ci sono forze che agiscono su un sistema. Stessa cosa magari per un cristallo, la temperatura in cui questo cristallo si trova non sarà idealmente zero, verrà perturbato un po' magari dalla temperatura dell'ambiente circostante e così via. Quindi ci saranno sempre delle forze esterne che agiscono, e in qualche modo mi chiedo, ma da un punto di vista proprio
generale, ok, in qualche modo quanto l'energia che io applico su un cristallo, su una bolla di sapone e così via, influenza la sua forma. Riesco in qualche modo a quantificare questa cosa. Quindi cosa succede se io applico, se io aggiungo un po' di energia al sistema? Quindi diciamo, immaginiamo che il mio cristallo era un pentagono e inizio a man mano a alzare la temperatura. Mi immagino che il cambiamento di temperatura farà un po' modificare il cristallo e quindi mi chiedo quanto cambierà la sua forma. Riesco a quantificarla come funzione dell'energia che io gli ho dato. Quindi la temperatura sale, ecco che il mio pentagono piano piano cambia forma e magari diventerà, non so, diventerà magari qualcosa di questo genere, non lo so. Comunque, un nuovo cristallo deformato. Quindi la mia domanda è, so quanta energia è stata data, chiamo questo numero epsilon, quanto è cambiata la forma tra sinistra e destra? Sapendo che io non so come è fatto l'elemento di destra, l'unica cosa che so è che è quel cristallo di prima con quella quantità di energia. Il disegno l'ho fatto per fare un disegno, ma non ho la minima idea di quale sia la sua forma. E, quindi il punto cosa posso fare? Perché il trasporto ottimale qua gioca un ruolo? Perché posso pensare al trasporto ottimale come uno strumento per capire come nel processo di riscaldamento le molecole si sono mosse. In qualche modo posso pensare, ok, se io ho la mia configurazione iniziale, quella finale, le molecole di cui è composto il cristallo si saranno deformate e potrei provare a vedere che la maniera ottimale di trasportare le molecole dalla configurazione iniziale alla configurazione finale. Magari in qualche modo usare il trasporto ottimale come strumento a quel punto per capire la forma. Il punto chiave è che sostanzialmente ho trasformato un problema di forma in un problema di capire le proprietà di questo trasporto. Alla fine sono l'uno legato all'altro. Perché dovrei farlo? Ma perché matematicamente funziona bene, non è che posso dire meglio. E infatti nel 2010, insieme a Francesco Maggi e Aldo Pratelli, abbiamo risposto alla domanda che vi ho presentato subito prima, quanto cambia la forma in funzione dell'energia? La forma può cambiare al più con la radice dell'energia. E questo è ottimale, nel senso che non potete avere un controllo migliore della radice dell'energia che avete ottenuto. Quindi questo è esattamente il controllo ottimale che potete ottenere. Ed è interessante che è un controllo universale. Si applica ai cristalli, si applica alle bolle di sapone, che sia acqua, non gli interessa per questa stima l'oggetto, la struttura molecolare che c'è dietro. È un controllo universale. Chiaramente, se uno pensa proprio ai cristalli più che alle bolle di sapone, potrebbe essere un po', potrebbe non essere completamente soddisfatto di questa risposta, nel senso che, ok, io sono partito da un pentagono, qua mi stai dicendo che la forma è cambiata più con la radice energia, però il disegno che mi stai facendo non è che in natura mi aspetto di colpo che un cristallo inizia a diventare tutto con queste forme un po' frattali, non so, un po' ruvide, strane, cioè era liscio, che io non l'ho mai visto. Quindi non è che, ok, il teorema è generale, mi hai detto, funziona per i cristalli, funziona per il sapone, ma non è che per un cristallo sappiamo dire un po' di più? Beh, in verità sì, questo è un lavoro con Zhang 2022, che mostra che se io parto per esempio da un cristallo che era un pentagono e aggiungo energia al sistema, è chiaro, se l'energia è tanta il cristallo verrà sciolto, impossibile controllare, ma per energie piccole parto da un pentagono e rimango un pentagono. Se parto da una piramide, rimango una piramide. Magari le facce si muovono un po', però la struttura cristallina non si distrugge mai per energie piccole. Quindi i cristalli sono estremamente rigidi. Come oggetti si può dimostrare matematicamente, che è quello che vediamo in natura, non abbiamo visto un cristallo inizia a fare deformarsi in maniera strana. E, quindi questa è un'applicazione del trasporto ottimale. La cosa interessante è che vedete che non c'è in nessun momento in questo problema, né nella domanda che mi sono posto, né nella risposta c'è trasporto ottimale all'interno. Il trasporto ottimale è stata una dimostrazione matematica, cioè è stato uno strumento usato a un certo punto, dal nulla, là, per fare una dimostrazione matematica e avere un risultato che non ha niente a che vedere con il trasporto ottimale. Quindi il trasporto ottimale è diventato dopo uno strumento per attaccare altri problemi, senza avere particolarmente connessioni. Un po' come la disuguaglianza superimetrica. La disuguaglianza superimetrica è un enunciato geometrico su volume e perimetro. Ho usato il trasporto ottimale nel mezzo per dimostrarla, però non è legata al trasporto ottimale in sé. Il trasporto ottimale è stato uno strumento puramente matematico. Stessa cosa qui. Secondo esempio personale che vorrei fare, in qualche modo, dopo
questo di Ristalli, è un esempio legato alla meteorologia. Esistono delle equazioni cosiddette semigeostrofiche che descrivono il movimento di fronti atmosferici e diciamo in maniera semplificata possiamo pensare questa cosa seguente. Ho una nuvola, la nuvola è composta di particelle e vapore acqueo, la guardo un certo istante di tempo e poi la riguardo diciamo un secondo dopo. Faccio due fotografie, quindi vedo la nuvola, poi la riguardo poco dopo, chiaramente la nuvola si è mossa e le particelle di cui è composta si sono mosse. Ora, qua ne ho disegnate una trentina di punti, chiaramente sarebbero miliardi di punti, e la domanda è, ok, solo guardando questi punti, sapreste dirmi ciascun punto a destra a quale punto corrisponde nell'immagine a sinistra? No, finché sono 30 posso anche provare un po' a indovinare, magari questo sarà questo, immagino che questo in alto sarà forse questo qua e così via. Posso avere un'idea. Se inizio a tracciarne un miliardo il problema diventa un po' più complicato. E questo è fatto di modellizzazione, non è che possiamo farci molto, dobbiamo capire, date le equazioni semigeostrofiche, che sono equazioni ben note, come le particelle sono mosse. E una scoperta di Mike Cullen, un meteorologo inglese, negli anni 90, è stata che si può decidere, semplicemente guardando le due immagini, chi è andato dove, quindi posso colorare esattamente tutti i punti in maniera che ci sia una corrispondenza tra sinistra e destra, usando il trasporto ottimale. Cosa devo fare? Devo guardare tra tutte le maniere di associare punti tra l'immagine a sinistra e l'immagine a destra, diciamo l'associazione di punti deve essere tale che il costo di trasporto totale da sinistra a destra, di nuovo per il costo distanza al quadrato, come per Brenier, sia minima. Quindi risolvendo un problema di trasporto ottimale io posso predire esattamente come si è mosso ciascun punto. Ora è chiaro che però per un problema dinamico come una nuvola si muove la cosa diventa complicata perché vuol dire che ogni istante di tempo, diciamo un secondo, un millisecondo, io ho la mia nuvola, poi c'è la mia nuvola un secondo dopo, due secondi dopo, tre secondi dopo e ogni volta devo risolvere un trasporto ottimale per andare da un'immagine alla successiva. E dovrò fare tante tante volte e magari l'intervallo di tempo che devo usare prima l'ho fatto, magari ho preso foto ogni secondo, poi raffino un po' le immagini, le devo fare ogni centesimo di secondo, ogni millisecondo, ed ecco che quindi mi ritrovo infiniti alla fine trasporti ottimali da risolvere. Quindi il problema è un po', non è facilissimo usare veramente il trasporto ottimale per risolvere queste equazioni, proprio perché in verità ci sono infiniti trasporti ottimali da attaccare insieme e capire come gestirli. Infatti l'intuizione di Cullen della connessione tra semigeostrofica e trasporto ottimale è stata fatta negli anni 90, però poi utilizzare veramente, poter dire ah ok, uso il trasporto ottimale per risolvere queste equazioni, ha richiesto più di 20 anni, e in qualche modo perché mancavano dei risultati legati a quale si chiama la teoria della gravità del trasporto ottimale. C'era bisogno di sapere, ok, il trasporto ottimale, questo trasporto di Brenier, che proprietà ha? Non ne sappiamo ancora abbastanza. Si trattava di studiare un'equazione, l'equazione delle rete parziali, che si chiama equazione di Monge-Ampère. L'ho scritta giusto per le persone interessate, però insomma non è importante qua. Quindi c'è un'equazione legata al trasporto ottimale, gradiente di phi è la mappa di Brenier, e questa equazione andava in qualche modo studiata. E questo è stato fatto, l'abbiamo fatto con Guido De Filippis nel 2013 e poi in una serie di lavori con Ambrosio Colombo e De Filippis siamo riusciti appunto a usarlo poi per applicare questa cosa al trasporto ottimale. Cosa voglio simboleggiare qua con questa immagine della montagna? Potete pensarla in questa maniera, mi piace pensarlo così a volte. Immaginiamo che voglio dimostrare un teorema, voglio dimostrare, si sapeva benissimo cosa dovevamo dimostrare per applicare il trasporto ottimale alle equazioni semigeostrofiche. Il teorema da dimostrare era chiaro, il problema era come lo dimostro. Quindi l'enunciato era chiaro già dagli anni 90. Quindi diciamo l'enunciato è la cima della montagna, vogliamo arrivare là sopra, se arrivo là sopra ho dimostrato il teorema. Come faccio? Come buono scalatore inizio piano piano a salire, cerco un cammino, faccio qualche tentativo e provo a vedere quale cammino mi può portare sulla vetta. Quello che succederà, e questo è un dato di fatto universale, è che la maggior parte delle volte proviamo e non ci riusciremo, rimarremo bloccati. Quando rimaniamo bloccati ci sono due opzioni.
o sono rimasto bloccato semplicemente perché sono sul cammino giusto, ma a un certo punto non vedo esattamente come fare per proseguire lungo quel cammino, ma se provo abbastanza magari posso continuare ad avanzare, quindi la via che ho trovato è quella giusta, o magari sono sul cammino sbagliato, ho proprio preso la via che non mi porterà mai alla conclusione, e diciamo, con coda tra le gambe bisogna decidere, ok, si scende giù, purtroppo tutto quello che ho fatto fino adesso non è servito per questo problema e devo ricominciare per un altro cammino. Ora, questo è ciò che è successo in questa storia, perché mi ricordo benissimo quando Luigi Ambrosio mi menzionò questo problema, siamo nel 2005 circa, avete visto la data 2013, quindi c'è stato c'è un gap temporale non banale, è un problema di quelli che dice ok, ora ci provo un mese, due mesi, tre mesi, niente. Vabbè. Passiamo a qualcos'altro perché è troppo deprimente. Dopo un po' di tempo dice però ci vorrei riprovare, provi, niente, e rilasci. On and off, insomma, si prova, si fallisce, prova, si fallisce. Alla fine l'idea giusta è venuta circa 7 anni dopo. Quindi in questo caso è un caso in cui alla fine il cammino giusto l'abbiamo trovato, abbiamo provato tantissimi cammini sbagliati. Ora uno potrebbe anche dire, ok, però quanto tempo perso? Questo secondo me è forse uno degli errori principali che si possono fare in ricerca, cioè pensare che il fallimento sia tempo perso. La realtà è che se fate un problema e lo risolvete molto velocemente, ci sono due possibilità. O il problema era facile, oppure uno ha avuto fortuna, o ho avuto l'idea giusta al momento giusto, subito mi è venuto. O può succedere. Però è raro. La maggior parte delle volte è sudore, fatica, è tutto. E in qualche modo spesso quello che poi ci rimane un problema, più che il risultato in sé, è tutto il percorso che abbiamo fatto. Perché da quello che veramente cresciamo come ricercatori, come matematici, come scienziati. E spesso se il problema ha richiesto tanti tentativi, magari tanti sforzi fatti, ok, non saranno utili per questo problema, in verità non lo sappiamo neanche, perché magari nel subconscio il nostro cervello va a sapere cosa ha pensato negli anni e come ha elaborato i vari tentativi fatti. Ma magari cose imparate per cercare di risolvere un problema che non hanno portato a nessuna parte saranno utili 5 anni dopo a fare una cosa completamente diversa. Quindi in verità la cosa pure importante è capire che il risultato è importante, ma il cammino è altrettanto importante in queste cose. Quindi diciamo bisogna prendere secondo me le sconfitte con la giusta prospettiva. Ora, in questa è una storia a lieto fine. Posso dirvi che la maggior parte delle storie non hanno lieto fine, anche per me, nel senso che poi per ogni problema risolto tanti non vengono. Però fa parte del gioco, se è difficile, ci proviamo, si fa quel che si può e si va avanti con problemi di varia natura. È così per tutti, quindi insomma non prendete la frustrazione troppo male perché insomma fa parte della vita di ogni matematico. In questo caso appunto è andata bene ed ecco che appunto siamo riusciti a risolvere il sistema semigeostrofico. Ora, nell'ultima parte di questa presentazione, vorrei parlarvi un po' del trasporto ottimale più a largo spettro, in qualche modo di applicazioni più recenti, quindi ne darò una lista, un po' in maniera anche cronologica, degli ultimi 10 anni circa. Per esempio, in materia finanziaria, ora qua userò qualche termine tecnico, il punto è che se voi fate trasporto ottimale in dimensione 1, e prendete come misura di partenza la misura uniforme, quindi la misura di Lebesgue, sull'intervallo 0,1 e la misura di arrivo nu è arbitraria, la mappa di trasporto è quella si chiama la funzione di partizione, o il quantile in inglese, della misura nu. Quindi mu è fissata. Ora, voi fate variare le misure di arrivo, al variare di nu avrete diversi trasporti ottimali, e il trasporto ottimale in verità è una quantità ben nota, che è legata unicamente alla misura mu, essendo ormai la misura di partenza fissata. E questo oggetto, la funzione di partizione, quello che si chiama il quantile, è legato esiste solo in dimensione 1. Perché? Perché i numeri reali sono ordinati. Quindi, dato due numeri, posso decidere chi è più grande e chi è più piccolo. Appena vado in dimensione più alta, non ho un ordine sui numeri R2, R3, insomma, e quindi di colpo non posso più fare queste costruzioni. Quindi ci sono molte costruzioni che sono molto specifiche della dimensione 1, legate appunto al fatto dell'esistenza di un ordine.
E in qualche modo il trasporto ottimale diventa un... siccome io qua non devo parlare di ordine, cioè io definisco il quantile semplicemente tramite il trasporto ottimale, potrei usare il trasporto ottimale come generalizzazione delle funzioni di partizione in dimensione più alta. Prendo una misura di riferimento da scegliere, qual è la misura di riferimento. In dimensione 1 era la misura uniforme sull'intervallo 0,1. In dimensione n, prendo la misura sul cubo, sulla palla, una gaussiana. Ci sono tante scelte possibili, però data, fissata una misura di riferimento ragionevole, ce ne sono varie in statistica, ci sono stati vari tentativi interessanti, alcune funzionano meglio di altre, potete usare il trasporto ottimale per generalizzare oggetti unidimensionali. In qualche modo il gradiente di funzione convessa diventa l'analogo di funzione crescente in dimensione 1 e la crescenza, come dicevo, è qualcosa molto unidimensionale. Niente, funzione convessa non è niente di unidimensionale, ha senso in qualunque dimensione. Quindi in qualche modo si può usare, e questo è ciò che Galichon e i suoi collaboratori hanno fatto una decina di anni fa, è in qualche modo dare generalizzazioni multidimensionali di oggetti unidimensionali e usarli, per esempio, fare per esempio misure di rischio, quando uno vuole stimare il rischio associato a una certa posizione su un certo mercato economico, dici ho un portafoglio con tot azioni, tot bond e così via, vuoi associare il rischio legato a un portafoglio ed ecco che si possono usare quantità legate al trasporto ottimale per misurare il rischio. Questo è un esempio. Secondo esempio, questo è un po' legato alla... cosa su cui ho un po' lavorato, sono le matrici aleatorie. Cos'è una matrice aleatoria? Beh, una matrice è, abbiamo una collezione di numeri, n per n, con dei coefficienti dentro. Random vuol dire che i coefficienti della matrice sono random, sono aleatori. E l'obiettivo cos'è? L'obiettivo è capire le proprietà di queste matrici, diciamo, sapendo che tutti i coefficienti sono random, però nella stessa maniera, quindi diciamo, non so, ogni coefficiente è un numero meno 1, 1, con probabilità un mezzo, per dire. Sapendo tutti questi coefficienti, quindi, di queste matrici, immaginiamo che le prendiamo matrici sempre più grandi, e la speranza è che, quando la dimensione delle matrici cresce, si crea un certo ordine in queste matrici. Quindi sono random, ma la dimensione crescente dovrebbe creare un po' di ordine sulle proprietà di queste matrici. Questo è qualcosa che è stato già introdotto negli anni 50 in fisica nucleare per modellizzare atomi pesanti e, per esempio, adesso è molto naturale quando lavorate con reti neurali. Rete neurale cos'è? Avete un layer iniziale, i neuroni iniziali che prendono informazione, avete una serie di operazioni in mezzo con i vari layer intermedi e le connessioni neuronali e poi l'output, diciamo l'ultimo layer che vi dice, per esempio, avete il primo layer legge delle cifre, l'ultimo layer vi dice se sono 0, 1, 2, vi dice il numero, se è un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, insomma, leggere per esempio i codici postali, questa è una cosa che una rete neurale fa molto bene, e però in qualche modo va allenata una rete neurale. Allenare una rete neurale vuol dire decidere come sono fatte le connessioni tra i vari neuroni, l'intensità delle connessioni in qualche modo. E quindi una cosa molto naturale che si può fare è all'inizio partire da connessioni un po' random e poi ottimizzare la rete neurale nel processo di apprendimento. E, per esempio, dov'è il trasporto ottimale? Qua, nel questo lavoro con Alice Guionet, in qualche modo siamo partiti da una configurazione in matrici aleatorie che non si sapevano studiare, non si riuscivano a capire le sue proprietà perché erano molto complesse. Quello che abbiamo fatto, abbiamo preso questa configurazione difficile, l'abbiamo trasportata su una configurazione, su una famiglia di matrici aleatorie molto più semplice da trattare, un po' come quando nel problema isoprimetrico abbiamo preso l'oggetto deformato e l'abbiamo trasportato sul pentagono, bello, e trasportando in qualche modo la configurazione complicata su quella semplice siamo riusciti a capirne poi le proprietà della configurazione iniziale. In qualche modo il trasporto ottimale è di nuovo diventato uno strumento per analizzare qualcosa, lo stesso tool matematico. Il principio di fondo è lo stesso, il setting è molto diverso. Quindi questo è semplicemente un altro esempio di... il matrice aleatorio è un'area per sé molto molto importante nella matematica e siamo riusciti qua a usare il trasporto ottimale. Un altro esempio di cui vorrei parlarvi sono le GAN.
Generative Adversarial Networks, non saprei tradurlo, sono stati introdotti nel 2014. Diciamo, come, giusto per spiegarlo in termini molto semplici, immaginiamo che abbiamo due reti neurali o due computer che sono in competizione. Un generatore, un discriminatore. Cosa stanno facendo? Allora, il generatore è stato allenato per creare immagini false. Quindi immaginiamo che questo generatore, questa rete neurale, sa creare immagini di cani, che non esistono però, sono fittizie. Qua, real samples, ci sono le immagini vere, quindi è una collezione di tanti cani. Qua sono le immagini false che il generatore genera e inizio a mandare verso il discriminatore un po' di immagini, ogni tanto vera, ogni tanto falsa. Il discriminatore prende un'immagine e dice: ah, questa è vera, questa è falsa, questa è vera, questa è falsa. Ogni volta che il discriminatore dà una risposta, gli diamo un feedback. Ossia, se il discriminatore ha ragione, vuol dire che il generatore non è stato bravo, perché ha creato un'immagine falsa, però il discriminatore si è accorto che era falsa. Quindi bisogna dare l'informazione al generatore e dirgli: guarda, non sei stato tanto bravo, devi migliorare. Quindi bisogna allenare meglio il generatore nel suo processo di training, di allenamento per creare immagini false. D'altra parte, se il discriminatore invece ha sbagliato, gli si dà il feedback e dice: no, guarda, devi migliorare tu. Quindi questi sono due reti neurali che competono entrambi per migliorarsi a fare uno l'opposto dell'altro. In questo gioco, in qualche modo, entrambi si migliorano. Di solito però il vero obiettivo non è tanto allenare il discriminatore quanto il generatore. Il vero obiettivo è generare immagini false che siano più fedeli possibile alla realtà. C'è una ragione molto profonda per fare queste cose, cioè uno potrebbe dire: sì, sembra un gioco tutte queste immagini, però per esempio nel campo medico questo è qualcosa molto importante, perché è una cosa molto difficile quando uno vuole per esempio usare l'intelligenza artificiale in campo medico è la privacy dei pazienti. Non è facile accedere a immagini di tumori, a immagini di tante malattie di pazienti veri. Quindi se uno avesse una maniera di generare tantissime immagini fedeli alla realtà ma false, a quel punto poi uno potrebbe allenare altri computer a riconoscere tumori semplicemente su immagini di tumori fittizie. Quindi avere immagini false di oggetti reali è molto utile, perché tutti questi problemi in cui magari la privacy è un problema, ecco che il problema è risolto. Semplicemente ti alleno a riconoscere tumori su immagini, diciamo, fittizie di tumori che non esistono, semplicemente le abbiamo create artificialmente. Quindi, insomma, sono cose molto attuali e molto importanti. E dove c'entra il trasporto ottimale? Il trasporto ottimale si può usare al posto del discriminatore. Cioè, nel momento in cui io ho due immagini e voglio decidere se sono vere o false, posso chiedermi quanto mi costa trasportare un'immagine su un'altra. Cioè, io ho due immagini, qualunque, e mi chiedo il costo di trasporto. Cosa vuol dire? Beh, un'immagine è fatta di pixel, quindi posso trasportare i pixel dall'immagine 1 all'immagine 2, se i pixel sono identici non mi costa niente, se i pixel sono diversi pagherò un pochino, più le immagini sono diverse più mi costerà trasportare i pixel, ed ecco che il costo di trasporto mi dice quanto due immagini sono vicine o meno. Quindi il costo di trasporto, per esempio, si può usare per confrontare immagini. E questo è ciò che le persone oramai è chiamato Wasserstein Gun. Ogni volta che uno vede la parola Wasserstein vuol dire sto facendo trasporto ottimale. E GAN che abbiamo visto prima, l'idea è applicare trasporto ottimale come una funzione di loss, di perdita, quella si chiama loss function, per decidere se un'immagine è reale o meno. In qualche modo l'obiettivo è che teta corrisponde a dire la famiglia di pesi nella vostra rete neurale, volete ottimizzare la rete neurale in modo da creare immagini mu teta che sono più vicini possibili all'insieme nu, quindi nu rappresentano le immagini reali, mu teta sono tutte le immagini false che state generando, e l'obiettivo è generare, diciamo, scegliere i pesi della rete neurale in maniera tale che l'insieme delle immagini generate sia più vicina possibile all'insieme delle immagini vere. Questo è il problema generale in machine learning come macro problema: minimizzare scegliere i parametri in modo da minimizzare un certo costo tra gli oggetti che sto generando e quelli veri. E l'idea è dire: usiamo il trasporto ottimale come costo di trasporto. Altro esempio, mettete 2019, gli anni continuano a salire, siamo 11, poi ho messo 16, 17, ora 19, quella si chiama single cell genomics. Cos'è questo? Diciamo abbiamo sviluppo molecolare,
Quindi abbiamo delle molecole che iniziano a mutare nel tempo, si parte da un certo tipo di molecole, diciamo al tempo T1, queste iniziano a differenziarsi, quindi iniziano a cambiare le molecole nel tempo, magari in diversi tipi. Questo disegno che vedete è quella che la gente chiama Waddington Landscape, è una modellizzazione che è usata per descrivere l'evoluzione delle cellule. E diciamo nel 2019 si è introdotto quello che si chiama Waddington Optimal Transport. Cioè l'idea è che ho le mie cellule, la vera difficoltà in questo problema qual è? Che io ho le mie cellule che si stanno evolvendo e voglio capire cosa sta succedendo in questo processo di mutazione. Per esempio parto dalle cellule e dopo un po' di tempo inizio a osservare dei tumori di nuovo. Cosa è successo nel tempo? Quali cellule a un certo punto nei loro processi di mutazione sono diventate tumorali e quali sono rimaste ancora benigne? Riesco in qualche modo a capire il cammino. Questo è difficile, per quale ragione? Una ragione puramente pratica. E quando io guardo le mie cellule mi verrebbe a dire ok, se le devo semplicemente capire che è successo, le misuro. Ogni poco tempo inizio a misurare le cellule e vedo esattamente che sta succedendo. Il problema è che ogni volta che io misuro delle cellule, quelle che ho misurato le uccido. Cioè non fanno più parte del processo di sviluppo. Cioè io nel momento in cui le voglio misurare devo prendere un sample, un insieme, misurarle con degli strumenti, ma questo le uccide le cellule. Quindi io riesco semplicemente a vedere una parte di loro, ma non riesco mai a vedere il processo in sé. Eppure le misurazioni richiedono molto tempo, quindi in verità le misurazioni si fanno tipo una volta al giorno. Quindi è abbastanza complicato riuscire veramente a capirne l'evoluzione. Però esistono vari lavori, ora qua ho citato questo qua di Schimbinger con i suoi collaboratori, in cui al tempo zero tutte le cellule erano di un certo tipo, MEF. Ora, sapevo cos'era quando avevo messo questa immagine, non mi ricordo più, è un tipo, e iniziano comunque una differenziazione cellulare in vari tipi di cellule. Questo processo avviene in circa 18 giorni e in qualche modo quindi il cambiamento di colore corrisponde al tempo che passa, giorno 0, giorno 18, e l'intensità del colore è la probabilità che una certa traiettoria esista veramente o meno, perché poi è una cosa probabilistica, capire veramente, non abbiamo la certezza. Però in qualche modo l'idea è che il trasporto ottimale può essere una maniera per completare le immagini. Quindi diciamo io guardo le cellule al giorno 1, cellule al giorno 2, riesco, mi faccio un'idea di come a cosa assomigliano, poi le guardo al giorno 3, poi al giorno 4 e poi provo a trovare il trasporto ottimale per dire che trasporto hanno seguito nel tempo queste cellule per andare da configurazione 1 a configurazione al giorno 18. Insomma, questo è un po' il problema. In tutti questi problemi, una cosa molto difficile è che costo di trasporto devo usare. Apro parentesi, chiudo parentesi. Cioè, qua stiamo facendo due assunzioni. Prima assunzione è che il trasporto ottimale funziona. Questo è un atto di fede e non ci si può fare nulla. Seconda cosa è dire, ok, però che costo uso? Cioè, perché poi cambiando il costo cambia il trasporto ottimale. Quello che ora si sta riuscendo a fare, non io personalmente, ma molti persone dell'area fanno, è che non si prescrivono un corso di trasporto, nel processo di apprendimento tramite le reti neurali hanno vari parametri con cui giocare e tra i parametri che ci mettono anche una famiglia enorme di costi di trasporto, e quindi nell'apprendimento non apprendo solamente come usare il trasporto ottimale, ma apprendo anche qual è il costo che funziona meglio. Quindi il costo viene buttato dentro nella famiglia di reti neurali e le reti neurali apprendono anche il costo. Apro e chiudo parentesi. Questo è molto importante perché molti anni la gente provava ma non sapeva mai che costo provare. Quindi boh, diceva boh, costo distanza al quadrato, quante posso provare? Cioè, 2, 3, poi non è che posso. Invece adesso si butta dentro una retronorale, si mette una famiglia di parametri enormi e si allena una retronorale con tutti i costi, cioè non con tutti, però con una quantità di costi abbastanza grande. Giusto per finire, cosa sono domande per esempio molto attuali? La complessità numerica del trasporto ottimale, cioè quanto mi costa a livello computazionale risolvere il trasporto ottimale? Ho n punti su n punti, quanto ci metto? Se uno pensa al problema di Kantorovich, programmazione lineare, siamo sull'ordine di n cubo, quindi se i punti sono un milione al cubo è tanto, miliardo al cubo è tanto. Una grande, rivoluzione in questo campo è stata introdotta da Marco Couturi nel 2018, e c'è un bel libro da Couturi e Pere, scusate, Marco Couturi nel 2013,
Poi Couture Perret nel 2018 hanno un po' sviluppato e reso la teoria molto più chiara e robusta, di studiare non il trasporto ottimale, ma quello che si chiama una regolarizzazione entropica del trasporto ottimale, non entrerò nella cosa, però l'idea è semplicemente che non vogliamo più risolvere esattamente il trasporto ottimale, ne vogliamo risolvere una versione un po' sfocata, in cui accettiamo un po' di errori, però sappiamo risolverlo molto più velocemente. Questo è stato veramente importante per due ragioni. Innanzitutto, cioè appena uno mette una regolarizzazione anche molto piccola, di colpo calcolare il trasporto ottimale diventa molto più veloce. A livello teorico siamo da n cubo diventa n quadro. In verità recentemente c'è stato un lavoro che ci dice che arriva quasi a lineare, c'è stato un contributo di computer science molto importante che ci dice che il costo è quasi lineare. E il problema chiaramente in tutte queste cose un po' di algoritmiche è che se mi dici che è quasi lineare in n, ma la costante che c'è davanti è 1000 miliardi, non è molto utile. In verità i metodi che Couture e Perret usano sono veramente efficienti. Giusto per dire, siamo proprio nel mondo applicato, cioè Marco Couture è stato molto nel mondo accademico, poi è andato a Google ormai vari anni fa e adesso lavora a Apple facendo ricerca sul trasporto ottimale. Quindi giusto per dire, non è... cioè proprio le cose accademiche che non funzionano, cioè gente comunque che lavora su problemi concreti. E un'altra cosa, e sto concludendo, una cosa interessante, nella discussione per esempio di ieri c'è stato un panel sui neural network, shallow neural network, deep neural network e così via, c'è una connessione molto interessante, al momento non ne vedo un'applicazione diretta, sui shallow neural network, cioè se avete semplicemente un layer tra l'input e l'output, l'obiettivo del machine learning è trovare i parametri di queste connessioni neuronali. Posso trasportare questo problema, un problema sulle misure, in qualche modo posso far diventare i miei coefficienti, li posso far diventare una misura mettendo delle di delta sui vari coefficienti e far diventare il processo di allenamento della rete neurale, lo posso far diventare un processo di allenamento su misure di probabilità. E se uno guarda cos'è questo quello che si fa, questa gradient descent, questo processo per ottimizzare i parametri in modo che la rete neurale sia sempre più efficiente, a livello di misure di probabilità diventa un'equazione di questo tipo, dt della misura di probabilità uguale divergenza del gradiente della variazione loss function. Chiunque lavora nel trasporto ottimale ha visto questo 300.000 volte, perché questi sono quelli che noi chiamiamo optimal transport gradient flow nel trasporto ottimale. Questo apro e chiudo parentesi per un po' per la gente del settore. Questo al momento, questa interpretazione quindi del training delle reti neurali con trasporto ottimale è qualcosa che funziona al momento solo per le reti, quando c'è solo layer. Per molti layer in verità non può veramente funzionare, però magari esiste qualcosa intermedio, questo al momento è aperto. Giusto per concludere la mia ultima slide, quindi abbiamo visto, per restare ancora nell'ambito proprio del machine learning, cosa abbiamo visto? Che i problemi machine learning in qualche modo diventano: ho una famiglia di parametri, ho una certa misura che voglio approssimare e voglio costruire misure che siano il più fedeli possibili. Quindi sono questi problemi di ottimizzazione, quindi minimizzare i costi di trasporto rispetto a parametri. Sono problemi molto difficili, in particolare perché sono non convessi in generale, e questo li rende molto complicati. La gente fino a poco tempo fa non metteva mai il trasporto, cioè io qua ho scritto WC, C sta per costo e W per Wasserstein, come dire, sto minimizzando il costo di trasporto ottimale. Nessuno ha mai messo costi di trasporto, cioè la gente usava altre cose, il trasporto ottimale non faceva parte della comunità di persone che lavorano su questi problemi. Solo recentemente ci sono stati tentativi di mettere il trasporto ottimale qua come distanza tra queste due misure, e sembrerebbe che col trasporto ottimale alcuni di questi problemi, non tutti, diventano più belli, si convessificano, a livello numerico convergono molto meglio, perché non è chiaro. Quindi esistono domande teoriche proprio su questa famiglia di problemi, per quale ragione questi problemi di ottimizzazione a volte, mettendo il trasporto ottimale, diventano più belli, si vedono, evidenze numeriche suggeriscono questo. Quindi, giusto per fare un summary, un riassunto. Siamo partiti dal trasporto ottimale con un problema militare. Abbiamo visto l'applicazione economica. È entrato nella matematica moderna anni 80 tramite Brenier
e principalmente direi con le sue applicazioni, lui nel caso, in quel caso la fluidodinamica, ma quello che poi la gente ha visto ha detto, ah, ma si applica nelle divergenze superimetriche, si applica per la meteorologia, ma si applica in tantissime altre aree matematiche, ci sono applicazioni alla geometria molto importanti, ci sono applicazioni alla probabilità molto importanti che non ho avuto il tempo di menzionare. Quindi il trasporto ottimale ha toccato tante aree della matematica e questa forse è stata la cosa che più l'ha reso popolare. E recentemente ecco che sta andando anche al di fuori della comunità matematica e questi ultimi esempi lo mostrano comunque. Quali saranno poi veramente le applicazioni, dove arriverà? Non so dirlo, diciamo, sembra molto promettente, queste sono tutte aree appunto di cui si sa dire molto poco al momento, sono probabilmente ricerca molto attuale, però insomma spero almeno in questa ora di presentazione avervi dato almeno un overview della teoria e niente, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Alessio per questo viaggio nel trasporto ottimale. È bello riuscire a fare, almeno intuire certi aspetti. Credo che sia importante per la diffusione della matematica. Credo che appunto sia anche una risposta alle domande che a volte vengono fatte. Cosa c'è dopo Euclide? Qualcosa. Vediamo se c'è qualche intervento, qualche domanda, qualche richiesta di approfondimento. C'è una mano in alto là. Sì, adesso arriva. Stia arrivando. Grazie per la tua presentazione, molto interessante. Ci puoi dire qualcosa riguardo al trasporto ottimo in strutture discrete? Sì, allora il trasporto ottimo si fa anche su strutture discrete, su grafi o su, diciamo appunto, strutture non necessariamente come il bondo euclideo. Allora in sé risolvere il problema del trasporto ottimo in generale non è veramente, cioè su strutture discrete non è veramente la difficoltà, il problema sono più spesso tutte le applicazioni sono venute dopo del trasporto ottimo, per esempio ne ho parlato di. Una cosa che per esempio il trasporto ottimo riesce molto bene a fare è capire la geometria dello spazio circostante, nel senso che immaginiamo che voglio trasportare due distribuzioni e guardo proprio, il trasporto ottimale mi dice ogni punto dove va, a quel punto io posso decidere, ok, se io so che questo punto si muove da questo punto, da x a y, posso tracciare la linea che più corta che li connette, la geodetica, e guardare poi questo cammino in maniera continua, quindi proprio vedere l'evoluzione nel tempo di questa massa che si muove al tempo zero, diciamo, si trova qua e al tempo 1. E se per esempio sono sulla Terra, la Terra è sferica, è molto diverso che se sono nel piano, perché per esempio se io prendo una massa di probabilità che è concentrata al polo nord e devo mandarla al polo sud, la cosa che la massa farà sarà sparpagliarsi in maniera uniforme sui vari meridiani. A un certo punto si troverà all'equatore, sull'equatore sarà bella sparpagliata perché l'equatore è ben più largo del polo nord e del polo sud che erano concentrati, e poi di nuovo ecco, si riconfluisce alla fine al polo sud. Quindi in qualche modo se io guardo l'evoluzione delle mie misure nel tempo mi accorgo che la Terra è rotonda. A livello proprio la massa si accorge che è stata più sparpagliata che se fosse stata semplicemente nel piano dimensionale, che piano dimensionale se ho due distribuzioni tipo uguali, semplicemente una qua e una qua, beh, semplicemente la traslo, invece sulla sfera ecco che la sparpaglio. Quindi in qualche modo il trasporto ottimale si accorge della geometria dello spazio. Questo si può fare per esempio anche su strutture discrete, per esempio ipercubi o cose di questo genere, o magari in cui posso muovere solo sui vertici o cose così, o altri di questo tipo. Chiaramente tutta la parte differenziale non è più presente, non posso più fare conti differenziali e così via, però ci sono state tanti lavori anche di questo tipo, per esempio strutture discrete, capire qual è l'analogo della divergenza, del gradiente che uno deve mettere. E
cioè ci sono molti lavori, poi ora non, però diciamo la generalizzazione è stata, molti matematici hanno provato a generalizzare, chiaramente non esiste, a volte non esistono definizioni univoche, quindi poi magari sono stati più tentativi diversi a seconda anche dell'applicazione che uno sta cercando di fare. Per esempio, se voglio dimostrare delle disuguaglianze, non so, di concentrazione o altre cose, cambia cosa voglio fare, cioè spesso è anche una questione dell'applicazione che ho in mente. Però diciamo, in sé fare il trasporto ottimale si può fare sempre, alla fine ho due misure, metto un costo e minimizzo. Quindi ora, cioè, non so se è soddisfacente come cosa, però la teoria c'è. Però appunto a volte uno deve fare un po' una teoria ad hoc, diciamo, a volte sono un discorso universale, a volte no. Questa forse è una cosa che può non essere sempre soddisfacente, sarebbe bello avere una meta teoria che funziona sempre. La matematica spesso non funziona così, diciamo, bisogna ogni volta del problema poi aggiustare i parametri. Grazie. C'è qualche altra mano alzata? Eccone una. Ce ne sono un paio, ho visto. Grazie per la presentazione. Due domande non proprio sul tema. La prima è se c'è qualche consiglio che puoi dare ai giovani ricercatori. E la seconda, se vinciamo la finale stasera. Allora, sulla finale uno può solo pregare, no? Penso non ho strumenti migliori che dire, speriamo, almeno sarà una soddisfazione quest'anno. Consigli ai giovani ricercatori, cioè in generale, studenti, dottorandi? Io sono postdoc, però sì, postdoc, generale. Sì, ok. Ok, giusto, no, per avere un'idea di cosa siamo. Ma allora, io quello di cui mi sono reso conto, diciamo, nella mia carriera e forse e sicuramente quello che poi ho fatto ne è una prova, è che la matematica, per esempio la matematica che noi impariamo, la matematica su cui lavoriamo è molto per esempio legata all'ambiente in cui stiamo, nel senso che per esempio sono formato a Pisa, ho imparato un certo tipo di matematica legata al calcolo di variazioni, è là che sono stato introdotto al trasporto ottimale e così via, però era un approccio molto pisano ai problemi che per esempio si può vedere nel teorema con Maggi e Pratelli, perché se uno poi guarda come la dimostrazione è proprio classica, come uno direbbe, classica scuola pisana, il tipo di dimostrazione che proprio quelli di Pisa farebbero, perché viene la tradizione di De Giorgi e così via. Se invece uno guardasse il teorema che ho citato con De Filippis del 2013 di regolarità, sarebbe la classica approccio alla scuola di Caffarelli, se vogliamo, Caffarelli, matematico argentino, anche lui famosissimo, che sta a Austin, e io lavoravo a Austin in quel periodo in Texas. Quindi, giusto per dire, quello che noi facciamo è anche un po', diciamo, le conoscenze che uno apprende sono legate anche un po' all'ambiente, che non vuol dire poi che necessariamente che cioè, ad esempio, in quel mio caso, arrivato a Austin, ero esposto a seminari settimanali su questioni della natura e poi delle tecniche che poi ho usato in quei lavori. E diventa un po' una cosa per osmosi quasi, cioè la matematica a cui si è esposta è legata molto all'ambiente. Quindi il mio consiglio ai giovani è se potete anche passare periodo all'estero, fatelo dappertutto, ma proprio perché in maniera naturale siamo esposti a altre cose. Poi, secondo me è bellissimo che finalmente ci sia una grande possibilità di tornare in Italia, ci sono sempre più assunzioni, è importante insomma, per la matematica italiana che ci siano opportunità per gli italiani in Italia. Però diciamo, passare periodo all'estero il più possibile, in qualunque momento che possa essere un dottorato all'estero, postdoc all'estero, è buono, fa bene. Anche periodi di visita, proprio l'esposizione alla matematica il più possibile. Quindi diciamo, a livello matematico arricchirsi è importante, cioè, proprio, a volte anche andare a seminari che non c'entrano niente, magari molte volte non capiremo nulla, però proprio esporsi un po' è comunque un processo molto utile, soprattutto quando si è giovani, si ha ancora tanto tempo per fare ricerca, perché poi
altra roba poi arriva, altre didattiche, amministrazioni, sono sempre più cose, ma proprio il momento di uno è tranquillo, approfittarne il più possibile. E poi in generale, come cercavo anche di dire questo messaggio prima, è chiaramente il momento iniziale è pure quando uno si pone più dubbi, ce la farò, non ce la farò, sono piantato, non fa per me, siamo tutti nella stessa barca, cioè o prima o dopo ci si passa tutti, cioè, quindi non bisogna neanche prendere, dicevo, i fallimenti o nella maniera sbagliata, cioè il fallimento fa parte del gioco, non bisogna prenderlo su se stessi, bisogna prenderlo come ok, non ce l'ho fatta a fare questo, ora provo un'altra cosa, cioè, o poi ognuno ha le sue maniere di gestire. Io appunto cercavo di sopravvivere alle frustrazioni in questa maniera, però penso sia importante, insomma, non prendete frustrazioni, ci siamo tutti, poi c'è un po' una tendenza a volte, dico solo sta cosa, a volte c'è un po' una tendenza quasi di, non so, di pride, no? Di dire non ammetteremo mai davanti ai nostri amici, colleghi, che magari c'è un momento di frustrazione, difficoltà, in realtà ce l'hanno un po' tutti, a volte pure un po' non stare là a pensare che non è una debolezza, diciamo, avere momenti di difficoltà, questa è la cosa, perché ci sta. E una cosa forse buona di questo momento, devo dire, che ho notato, che quasi rassicura psicologicamente molte persone, è il fatto che il fatto della matematica adesso sta avendo molto più impatto anche al di fuori del mondo accademico. Io ho molti studenti che riescono un po' a rassicurarsi dicendo ok, io ci provo, ci tengo a fare la vita accademica e ci voglio provare, però se non funziona vado nel privato e non farò una brutta vita, anzi magari guadagnerò anche il triplo di tutti. Quindi, cioè, a volte se uno la pensa forse in una maniera pure un po' pragmatica, leva un po' di pressione e dice oh, io faccio il mio meglio. Poi se non va, comunque ho una formazione matematica che oramai il mondo privato valorizza. Quindi insomma, può essere anche un buon punto di vista per lavorare con un po' più serenità a volte. Non lo so. Grazie. Grazie. Comunque, ritornando alla seconda domanda, sì, se tu sei disponibile... Lumi può organizzare un tuo briefing con Mourinho entro stasera. C'era un'altra mano. C'era una mano, ecco, in alto, ho visto. Grazie del bellissimo talk. Io sono un chimico, quindi vengo da un altro ambito. Sono anche romanista, quindi speriamo bene stasera. Perfetto. Volevo chiedere se ci sono applicazioni di questa teoria in ambito chimico e soprattutto biochimico, perché ci sono proteine, per esempio, che cambiano forma, per esempio esposte alla luce o esposte a stimoli, e non ho mai sentito finora di questa applicazione, di possibili applicazioni di questa teoria, però forse si può fare. Allora, la mia impressione è che appunto questa teoria è stata proprio un po' nella niche dei matematici per molti anni ed è solo adesso che inizia un po' a essere esposta. Ora se si possa fare proprio in questo caso, come è tutto, cioè, allora, il trasporto ottimale, a volte lo dico, c'è gente che dice ora uso il trasporto ottimale, cioè non è la panacea di tutti i mali, cioè certe volte non funziona, e va bene così, è una teoria che a volte quando funziona può funzionare molto bene, a volte semplicemente non funziona in quel dato problema e amen. Diciamo, è chiaro che uno deve un po', cioè sapere se funziona o non funziona, bisogna vedere quanto quello che il trasporto ottimale potrebbe predire, di nuovo modellizzando bene il costo, modellizzando il problema, quanto, ciò che predice quanto corrispondente a quello poi uno vede effettivamente negli esperimenti. Di certo penso che le varie applicazioni siano a saltare fuori adesso, secondo me, perché fino a poco fa mancava anche a livello computazionale un metodo abbastanza efficiente per calcolarlo, che è poi la cosa fondamentale se uno vuole applicarlo in problemi concreti. La parte computazionale oramai è abbastanza sotto controllo, secondo me. La comunità più legata a computer science, quindi si sta interessando molto di più, quindi anche da quel punto di vista mi aspetto sviluppi sempre maggiori in queste applicazioni, anche l'intelligenza artificiale, machine learning. Recentemente, per esempio, c'è stato un evento più di tipo farmaceutico, biomedico a Zurigo con Roche, in cui ho fatto una presentazione del trasporto ottimale, questi sono biologi principalmente che mi dicevano ci sembra molto interessante magari
Ora, dove andrà non lo posso dire, però se c'è interesse, provare non costa, cioè ci vorrà del tempo per riuscire veramente a vedere quanto può dare, però qualcosa mi aspetterei di sì. Diciamo il, per esempio la cosa del single cell genomics di Schimminger è qualcosa di cui anche Marco Couturi, ci ho parlato recentemente, lui si sta interessando molto e funziona abbastanza bene nel sviluppo cellulare, quindi perché no? Non so la risposta, però potrebbe. Beh, fortunatamente c'è ancora un po' di tempo davanti per sì, trovarle. Allora, non so, c'è forse un'ultimissima domanda che poi incalzano le premiazioni. Ci sarebbe qua davanti. Possiamo fare un trasporto ottimale da qui. Allora, buongiorno. Intanto bellissima presentazione. Io sono un dottorando in geometria algebrica, quindi di questo non ne sapevo, cioè ne sapevo veramente poco. E avevo giusto un dubbio, volevo capire un attimo una cosa riguardo al problema delle nuvolette. Non so se può tornare indietro, certamente, magari. Ah, non c'ho la presentazione. Possibile? Un attimo. Secondo. Ah, ecco. Ah, okay. Fantastico, grazie mille. Perfetto. Magari quella con i puntini colorati? Apposta, adesso è più carina. Allora, qui non ho ben capito, cioè abbiamo Cullen ha dimostrato che esiste il trasporto ottimale, non ho ben capito qual è la funzione di costo, ma nel caso la funzione di costo fosse la distanza, tipo possiamo dire almeno che le frecce, cioè secondo me le frecce almeno non possono intersecarsi, perché se no possiamo usare la disuguaglianza triangolare? Assolutamente. Okay. Assolutamente. Sì, sì, allora qua ciò che Cullen ha capito è che c'è una connessione tra le equazioni semigeostrofiche, che sono un sistema di equazioni alle derivate parziali molto complesso, e il trasporto ottimale. Cioè lui ha detto quello che queste equazioni stanno descrivendo come equazioni che descrivono evoluzione di velocità, pressione, atmosfera e così via, a livello geometrico corrisponde a questa immagine che noi stiamo guardando, in termini semplificati. Quindi l'obiettivo è dire, ok, io ora devo minimizzare il costo di trasporto totale per colorare i puntini. In questo caso il costo di trasporto è di nuovo distanza al quadrato. Al quadrato. Okay. Ora, perché il quadrato, un'intuizione uno potrebbe dire, non so se poi è interessante, però se uno pensa a livello fisico, l'energia naturale di un sistema, cioè l'energia cinetica, è V quadro, o V quadro mezzi, ed ecco che V quadro mezzi diventa X meno Y al quadrato mezzi, quindi diciamo se vogliamo. Nel caso del costo quadratico, la tua osservazione purtroppo non si applica, perché non hai la disuguaglianza triangolare per il quadrato, quindi non è vero che non si possa incrociare, però se il costo fosse quello della distanza, sarebbe vero che se io prendo due, per esempio questo punto va su questo punto, questo punto va su questo punto, infatti i segmenti che li congiungono non si possono incrociare. Questo è stato proprio infatti ciò che Monge ha osservato nel, più di 200 anni fa, che lui ha preso il costo uguale distanza, ha osservato che i raggi non si potevano incrociare e quindi in qualche modo è come se il trasporto, ci fosse una maniera di trasportare in cui si riesce a ridurre di una dimensione, perché hai tutti questi raggi che partono, questi raggi in dimensione 2 diventa facile, perché proprio due segmenti non si possono incrociare, se inizio a disegnare segmenti che non si possono incrociare, la struttura è molto rigida. In dimensione 3 già è più complicato, perché poi i segmenti possono iniziare a girare intorno sull'altro, e quindi chiaramente il problema tridimensionale era più complesso. Però sì, quello è il punto di partenza dell'analisi di Monge, proprio di, okay, che lui ha fatto. Grazie mille. Prego. Mille per il chiarimento. Se qualcuno. Allora, grazie. Abbiamo capito che un termine che entrerà presto nel lessico giovanile e non sarà semigeostrofico. E comunque ringraziamo Alessio. Credo che adesso si passerà alle votazioni. Facciamo un ultimo applauso a Alessio e comunque ci auguriamo di rivedere presto. Io resto qua però. In altre iniziative dell'UMI. Adesso qui.
E credo che sia il turno di Alberto. Grazie. Grazie infinite Alessio, ti chiedo di rimanere un attimo. E allora intanto pregherei Michela, Nicoletta e anche Alberto se volessero raggiungermi qui nel palco, e anche Enrico e Riccardo. Ora vi dico subito di che cosa si tratta. Allora verranno consegnati adesso due premi per, che sono stati istituiti ricordando un amico, Gustavo Mezzetti, e questi premi sono stati assegnati per la miglior tesi magistrale in algebra a giudizio della Commissione, ovviamente. E, ci fa piacere avere con noi Alessio, credo che per chi andrà a ricevere questi premi sarà carino riceverli dalle sue mani. Lascio immediatamente la parola a Michela, che è una compagna di classe di Gustavo, che vi dice brevemente, un pochino introduce la cosa. Ecco, il premio, questo ci tengo a dirlo, il premio è stato istituito grazie, su sollecitazione direi dei compagni di classe, ma ha immediatamente travolto l'intero Dipartimento di Matematica, diciamo, nell'organizzazione. Perfetto, passo la parola a Michela. Grazie, buongiorno a tutti. Sono emozionata. Mi collego, visto il contesto, all'ultima parte dell'intervento di Alessio e alla parte di incoraggiamento, sostegno, spinta verso il futuro, perché il senso della nostra iniziativa è stato esattamente questo. Gustavo era un nostro compagno di scuola, forse liceo classico, era la mente matematica della classe. La matematica, possiamo dire, era la sua vita, lui era la matematica. E ha lasciato un vuoto, tante domande. E ci siamo incontrati tra compagni di scuola e abbiamo detto che cosa possiamo fare. È un po' l'atteggiamento che si diceva di fronte a una difficoltà, che cosa facciamo per rilanciare. E abbiamo pensato a questa borsa di studio. Sentita la facoltà di matematica, è stato esattamente come ha detto Alberto, rilanciato immediatamente ed è iniziato un viaggio molto bello di collaborazione. L'abbiamo veramente costruito insieme. Dovrei dire un puzzle, ma mi è stato detto di non usarlo perché non piace. Ma è stato proprio così. Ecco, il senso di questo premio è proprio incoraggiare i giovani talenti a restare in Italia, ma soprattutto a nutrire il loro sogno. Abbiamo visto prima il libro, il topolibro, c'era una frase di Walt Disney che a me è sempre piaciuta molto: se puoi sognarlo, puoi farlo. Quindi per questo è perfetto l'assist precedente. Urgono i ringraziamenti, devo andare veloce. In primo luogo a Gustavo, perché ci ha dato una grandissima occasione di ritrovarci e anche di creare questa iniziativa, a cui noi teniamo molto. È la prima edizione, contiamo che ce ne siano altre. È un impegno. Poi, grazie anche a lui, ringraziamo l'Università e il Dipartimento di Matematica, ma anche l'Unione Matematica Italiana che ci ospita oggi, perché non l'abbiamo né cercato né voluto, ma siamo qui oggi in concomitanza, è venuto così. E dobbiamo ringraziarli per la disponibilità e anche per aver accolto veramente, immediatamente, senza nessuno spazio di trasporto, questa nostra proposta. Un ringraziamento, questo molto affettuoso, molto personale, ai nostri compagni di viaggio. Sono emozionata, non mi ricordo i nomi, sappiate che ci sono, perché sono stati veramente preziosi per noi, ci hanno aiutato a definire veramente la proposta e ad arrivare qui oggi.
E a questo punto... Sì, Michela, grazie. Allora, intanto magari dico solo brevemente che qui abbiamo la moglie di Gustavo e il fratello, ecco, giusto per spiegare le presenze qui sul palco. Allora, posso cedergli direttamente il cono a lui o parla direttamente con... Perfetto, allora chiamerei sul palco i due vincitori, che sono Luca e Daniele. Dicono di spostarci. Perfetto, ecco Luca Casarin, vieni. Allora, vado a prendere. Devo prendere per... tu. Ecco, scusate un attimo, la logistica lascia un po' desiderare, ma facciamo di trasportare, ecco, questo è per Luca, glielo dai tu. Allora Luca Casarin, prego, congratulazioni. Grazie. Mostralo. E invece Daniele... Certo. D'accordo. Daniele. Bene. Prego. Bene, allora congratulazioni ancora. Ringrazio molto anche Alessio, ringrazio voi. Che dire, è stata una cosa stupenda, come dire, poter pensare a questo nostro amico, come dire, investendo su persone giovani. Quindi è stata veramente un bel modo di ricordarlo. Certo. Noi aspettiamo i prossimi vostri risultati. Non finisce qua. Grazie. Benissimo. Ok, grazie a tutti. Vorrei solo ricordare una cosa, la medaglia Sfields. Ah sì. Lui, non lui, l'altro, quello di Topolino, l'ha ricevuta al Pedrocchi, qui a Padova. Nel fumetto la medaglia viene consegnata al Pedrocchi, quindi non è male questa cosa. Ovviamente non me ne ero accorto io, ringrazio Francesco Rossi, me l'ha fatto notare. Benissimo. Ok. Allora, visto che ho introdotto un attimo un fumetto, magari chiederei a Ernesto, eccolo là, che... si ricollega, mi pare, no? Eccomi, sì, buongiorno a tutti. Allora, approfitto di questa attesa per il prossimo corollario per presentarvi la mostra di matematica e fumetti, di cui avete visto forse una piccola presentazione video all'inizio della conferenza. Come abbiamo visto nella presentazione di Alessio Figalli, il mondo dei fumetti si concilia abbastanza bene col mondo della matematica o con la divulgazione scientifica in generale. Quindi in occasione dei 800 anni e dei 100 anni dell'UMI che stiamo festeggiando, abbiamo pensato di proporre una mostra proprio sulla matematica e i fumetti. Questa mostra è in esposizione per tutto il mese al Polo Beato Pellegrino e abbiamo, diciamo, presentato in prospettiva storica più o meno dei fumetti che avevamo selezionato, che partono quindi dall'antichità, da Archimede, sono delle tavole, insomma, varie tavole, per arrivare fino ai giorni d'oggi, attraversando tutta la storia della matematica. Gli ultimi tre pannelli saranno quindi tre medaglie Fields, di cui non vi dico il nome, lo scoprirete alla mostra, uno lo vedete qua sicuramente, e in omaggio a lui abbiamo dedicato il pannello conclusivo della mostra, ce ne saranno altre. E il luogo è anche molto, molto, molto bello, è un chiostro all'interno di questo antico convento recentemente ristrutturato dall'Università di Padova, e vi invito tutti quindi a visitare questa mostra. Grazie Ernesto.
Bene, allora ringrazio tutti voi e direi che è il momento di dare spazio al nostro coro corollario. No, prima va fatta una foto, scusate. No, no, vai tu. Scusatemi. Allora, mentre li applaudite, così accorcio i tempi, il nome dice tutto. Loro, ma direi che più che un corollario del nostro dipartimento, ormai stanno diventando quasi un teorema del nostro dipartimento. Quindi hanno, per così dire, oggi è meraviglioso per loro sicuramente cantare davanti a voi tutti, ma devo dire, penso, so che erano tutti emozionatissimi da quando hanno avuto la possibilità di cantare l'inno italiano e l'inno europeo di fronte al Presidente della Repubblica e al Presidentessa del Parlamento Europeo. Ok, lascio a voi, e grazie di essere qui e buon ascolto a tutti. Arrivederci. Brava. Tristizia, pere Antonio.
Prova? Ok. Buongiorno a tutti. È un grande onore e piacere per noi essere qua. Come ha ricordato il professor Tonolo, 10 giorni fa, no, una settimana fa, sto perdendo cognizione del tempo, eravamo in Aula Magna per l'inaugurazione di 800 anni di UNIPD e oggi siamo qua per questa doppia occasione che ci rende ancora più orgogliosi e emozionati. Era qualche tempo fa che in 5 e 6, tra una lezione e l'altra, nelle pause cantavamo qualche canzoncina di Natale. Poco dopo eravamo in 15 in aula piano in dipartimento e adesso siamo qua. Siamo 25 oggi, ma siamo circa una quarantina. Quindi abbiamo avuto sicuramente un percorso non lineare, però emozionante, e posso finalmente in questa occasione ringraziare il Dipartimento e tutte le persone che ci hanno supportato in questi anni, senza le quali non saremmo qua, non sarebbe stato possibile fare quello che abbiamo fatto. Grazie mille. Sarò breve, vi presento i tre brani che facciamo tutti insieme, così recuperiamo tempo. Sono in un qualche modo tre brani che hanno a che fare con l'università e o con la matematica. Il primo di questi è L'esame tuo, una cover della più famosa A modo tuo di Elisa, il cui testo è stato scritto da due ex studentesse di matematica, che Sara Rosa ed Elisa Cazzador, che ce l'hanno donato. E racconta le vicissitudini degli studenti universitari fino all'agognato traguardo. Il secondo brano invece è Finite Simple Group, ed è uno dei brani che quando siamo nati abbiamo detto no vabbè, questo brano dobbiamo per forza farlo, ed effettivamente poi ce l'abbiamo fatta, è una serenata in matematichese, davvero una grande nerdata che ci... che ci piace tanto, del gruppo americano The Klein Four, anche qua un nuovo programma. In ultimo, un brano che non presenterò nel suo contenuto perché racconta le cose che secondo me già sapete, ma che forse non avete mai sentito in questi termini. Diciamo che uno dei motivi per cui facciamo questo tipo di brani è perché da quando ci siamo costituiti come associazione, l'anno scorso, uno dei nostri scopi è proprio quello di avvicinare le persone alla cultura scientifica in generale, non necessariamente divulgando contenuti perché non siamo noi scienziati, ma instillando quella curiosità, quella diciamo, motivazione e avvicinamento verso un certo tipo di contenuti che a volte un sorriso riesce a motivare molto meglio di un libro diciamo, che è più impersonale. Buon ascolto. Do, 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 one.
Sì.
Una festa a molte funzioni, compleanni, lauree, veglioni, ma una funzione non ha neanche una festa, vive in un mondo di numeri e basta. MX più Q allora indice un rave party e a gran voce dice: nel mio condominio tutti venite, funzioni, numeri e serie infinite, ma state attenti a non vomitare, da poco cambiato coefficiente angolare. Il party è appena iniziato, quando Z si eleva il quadrato, l'esibizione è sorprendente e la bevuta va all'esponente, mentre pi greco sta sotto radice e tre funzioni si fanno una matrice. Ci sarebbe stata allegria fino a domani, all'incrocio degli assi cartesiani, se non fosse stato per una funzione. E alla X è il suo nome, e alla X, e alla I. Ma perché in un angolo ottuso tu stai? Ma perché non vieni a divertirti con noi? Su venite, presto sta per cominciare una pièce varietà. Conosciamo insieme le funzioni. Buongiorno signore e signori, matematici e non matematici, professori, studenti, medaglie Fields e non. È con grande onore e immenso piacere che stiamo per apprestarci alla 800ª esibizione delle funzioni. Conosciamo le funzioni, si appresti alla passerella, la prima funzione in gara, la funzione Y uguale a X. Un grande applauso per il nostro bellissimo Y uguale a X, grazie signori. Si appresti ora la funzione Y uguale a meno X. Presentiamo la funzione modulo di X. Sempre così positivi ragazzi. La funzione X al quadrato. Rotondeggiante. La funzione Y al cubo. Presentiamo la bellissima funzione composta. La funzione costante. Il sinuoso seno di X. Rimanga in gara il seno di X perché presentiamo il coseno di X. Formino la tangente di X. E ultimo, ma non ultimo, la funzione E alla X. Alla festa tutto è consentito, da meno a più infinito, così in DX si son derivati polinomi dai gradi elevati, dal via il 69 ad un concorso per forme nuove, che viene vinto senza dubbio alcuno. Dal seno di X tra 0 e 1. Grande applauso per il nostro vincitore! Ma di là in disparte
C'è una funzione e alla X è il suo nome. Ma perché in un angolo ottuso tu stai? Ma perché non vieni a divertirti con noi? Si integrasse e alla X. Sarebbe sempre solo e alla X. Bene, chiedo scusa, i tempi purtroppo sono tremendi, abbiamo l'assemblea UMI che sta per arrivare, abbiamo il coffee break per i partecipanti al convegno che sarà brevissimo, perché informo tutti i partecipanti al convegno che, quindi i dotati di questa targhettina, che alle 12:20 qui avrà luogo l'assemblea UMI, quindi i tempi sono strettissimi, quindi vi invito a prendervi un caffè, no rapidamente, di più, e vi aspettiamo qua di nuovo. Colgo l'occasione per salutare tutte le altre persone. Il coffee break, scusate, mi dicono di ricordare, sarà in piazza Eremitani, quindi uscendo da qui girate a sinistra. Ci sono i ragazzi in rosso, soliti. Ecco, e colgo l'occasione per ringraziare tutte le altre persone che hanno partecipato. È stato bellissimo vedervi tutti qui. E mentre magari, Nunzio, mentre le persone escono, potreste allietarci con l'ultimo pezzo? Vai, scusate. Ciao a tutti.